Gli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Zizi Possi. Ladies and gentlemen, Mirtilla! Ebbene sì, questo pomeriggio noi abbiamo il grandissimo onore, oltre che piacere, di avere una grande cantante internazionale, una cantante che io adoro, che ho sempre seguito, sempre, sono 15 anni che ho avuto modo di conoscerla per le sue canzoni meravigliose. E insieme a me abbiamo Edmar. Edmar, tu ci sei? Eccomi qua. Che farà da interprete, perché la nostra Zizi, pur capendo molto bene l'italiano, magari potrebbe avere qualche difficoltà a parlare in italiano, oppure io a capirla in portoghese. Ciao Zizi! Ciao Antonietta, come stai? Benissimo, a fianco a te sto toccando il cielo con un dito, guarda, credimi. Era un sogno che si è realizzato, un sogno quello di poter parlare insieme a te, di scoprire insieme a te la tua carriera, la tua musica e soprattutto far ascoltare sempre insieme a te le tue meravigliose canzoni che ci accompagnano, quindi accompagnano non soltanto le persone brasiliane ma anche gli italiani che hanno imparato a conoscerti. Tu praticamente so che hai iniziato la tua carriera come attrice, o sbaglio? No, non sbaglia, io devo... Edmar, aiuto! Ela disse che você... Sì, io entendi, io quero che se mi aiuti a parlare per ela. Primeiro, dizer che io mi sinto estremamente honrada che mi sento convidata per partecipare do programma dela. Lei ha detto di essere molto onorata di partecipare di questo programma. E che io fico molto felice in sapere che ela accompagna il mio lavoro da tanto tempo. Isso para mim, isso dá sentido para aquilo que eu faço. Fico molto felice. E che lei rimane molto felice perché tu la accompagna desde sempre e che questo fa un senso in più nel lavoro di un artista. Grazie, grazie. Obrigada pela tradução. De nada. Mas eu comecei a estudar piano com 4 anos de idade e estudei até os 17, quando eu me mudei para Salvador, porque tinha a melhor faculdade de música da América Latina. Ha iniziato l'studio di pianoforte alle 4 anni. Solamente fino al 16. Ah. A 16. 16. 16. 16. Ecco. E poi è trasferita a un altro stato del Brasile, Bahia. Perché là esistia la facoltà di musica più conceituata di tutta l'America Latina. Perché in questo stato del Brasile c'è la più importante facoltà di musica di tutta Sud America. E io tive l'opportunità di studiare alcuni anni con i migliori professori di composizione contemporanea, ma poi... Si sente più adesso un'attrice oppure una cantante? Ha continuato a fare l'attrice nei suoi musical? Você se sente ainda uma atriz ou ainda isso já acabou ou somente cantora? Entendi. Eu me sinto na intérprete. Desde que eu tocava o piano, desde muito pequenininha, meu barato, assim, minha relação com música sempre foi maior na área da interpretação. Ah,
E depois que esse tempo, depois que eu cresci, enfim, me tornei uma cantora profissional, eu percebi que eu sou uma intérprete mais do que cantora. Então, isso tem a ver com teatro, né? Tem a ver com interpretar um personagem. Então, o que eu posso responder essa pergunta dizendo que eu me considero uma intérprete em todas as fases da minha vida, seja com piano, com teatro, eu sou uma intérprete. Senti, Gigi, chi ti ha dato questa passione comunque per la musica, per l'arte in genere? Vabbè, tu sicuramente avrai sentito da mamma e da papà le canzoni italiane, però chi è che ti ha, cioè c'era qualcuno magari che ti aveva portato, insomma, a sognare questo bellissimo mondo che è il mondo della musica, attraverso la quale tu fai emozionare con le tue canzoni tutti coloro i quali ti ascoltano? O sei nata così cantante o in ogni caso artista? Cantante, ma è vero questo, ma io ho un fratello più vecchio che si chiama Giuseppe, che è come si fa? È direttore di teatro. È un direttore di teatro. Un direttore di teatro. Ele é muito especial. Ele é um dos melhores do Brasil. Não estou dizendo porque é meu irmão, não, porque realmente ele é. Mi hai capito? Sì, sì. Ah, grazie. ele mi deu muita coragem para entrar no mundo profissional da música. Mas, em termos de arte, de música, se eu não tivesse a música na minha vida, eu acho que teria tido problemas muito sérios, porque... dentro da música eu vivo intensamente todas as minhas emoções, eu tô no meu melhor, eu dou o meu melhor, encontro comigo no melhor de mim. Então, para mim, música é sinônimo inclusive de saúde, sabe? É importantíssimo. Vuoi spiegare? Edmar, io ho capito che comunque c'era qualcuno già nella famiglia, un fratello che aveva già intrapreso questa carriera e quindi diciamo un pochettino ti ha spinta, no? Diciamo ti ha aperto un po' la strada, farti capire questa qui è anche la mia strada. Allora, per sistemare un attimino Edmar, io intanto manderei una canzone, una delle canzoni più belle che sicuramente tu riconoscerai, e poi parleremo del perché ho scelto questa canzone, ok? Tu perdo suona un goppe giù una letta e mamma mi minaccia e padre ti s'arraggia, ti fanno gira capo sti fumette guardando in tuo specchio, vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood, e questo scuso in uno studio chiù e torero si piazza in capo sto sombrero, dice che sei spagnolo e non è vero, che nacchere in danza che va a ballare mescolando bollere che sa meo cia 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 torero, questi barzetta sud americano uno sigari a vandera ma se le picchi torero, torero olè. Giacchettella corta corta e casoncella stretta più riccioli l'infronta,
querida gendare del non forte, ti senti un Marlon Brando che a spasso se ne va per le vie di Santa Fe, per le strade di Hollywood, innamorata tu non ti vuoi più. E torero si piazza d'angava sto sombrero, dice che sei spagnola e non è vero, che nacchere in nazza che va a ballare mescolando bolero, gastando cia cia cia. Torero, questi barzetta sudamericana, con un sigari a vanne a gamma se le picchi. Torero, torero, olè, con un sigari a vanne a gamma se le picchi. Torero, torero, olè. E noi torniamo qui in diretta con la nostra Zizi Possi e con il nostro Erdemar. Erdemar, ti sei sistemato adesso con la tua connessione, ok? Allora, perché ho scelto questa canzone? Sì, ci sentiamo perfettamente, infatti. Perché ho scelto questa canzone? Perché io so, Zizi, che questa canzone, con questa canzone, tu sei venuta a Napoli nel 2003 e ti è stato consegnato addirittura il premio Carosone per come hai interpretato questo meraviglioso brano. Che ricordi hai di quel periodo? Sì, come no? Sì, è un premio, un premio fantastico. Eu me senti homenageadíssima, me senti feliz, ainda mais de cantar em Nápoles, terra do meu avô. Eu tive que me segurar para não chorar muito de emoção. Edmar, por favor. Isso, ecco. Lei si è molto emozionata, è stato un piacere immenso andare a Napoli e fare quello spettacolo lì, perché è la terra dove è nato il suo nonno e lei si è contenuta per non piangere, perché ci sono tanti ricordi di una persona così brava, e fu una grande emozione, lei ha detto. E eu ganhei um prêmio, isso me emocionou muito, né? Ecco, era... eu ganhei questo prêmio e è stata molto emozionata di questo. Senti, sì, era la prima volta che tu venivi in Italia nel 2003? No. Eri già stata? La prima volta, Edmar, vou precisar de você. A primeira vez que eu estive na Itália foi em 1981. Pode dizer para ela? La prima volta que ele é andata a Itália em 1981. Quindi hai rivisto praticamente i luoghi e dove è vissuta la mamma, dove sono vissuti i parenti? No, io fui só para Veneza. Uhum. E voltei para o Brasil. Aí, em 1996, sim, eu estava em Nápoles pela primeira volta com a minha filha. E esta primeira volta a Nápoles ha fatto uma rivoluzione dentro de mim. Porque quando sentiva le persone parlando con questa melodia, con questa musicalità nelle parole, mi ricordava dei miei zii, del mio nonno, e era veramente toccante. e noi andiamo a Brasile e dopo un anno, il 96, sì, questa musicalità nelle parole mi ricordava dei miei zii, del mio nonno,
Lì era veramente toccante. Ci credo. Io ti ho portato qui un napoletano doc. Vediamo un attimino se Nicola mi sente. Nicola, ci sei? Ti sento, ciao. Allora, qui abbiamo Gesi Possi, che è una delle più grandi interprete e interpreti della musica brasiliana, ma devo dire che a livello napoletano penso che ci siano pochissime persone che la possano superare, perché addirittura lei ha vinto un premio Carosone. Tu che sei napoletano lo sai meglio di me, Carosone per noi è il massimo, no? Che si possa, a cui si possa aspirare, e lei appunto per la sua interpretazione ha vinto questo premio con la canzone Torero, che abbiamo fatto ascoltare poco tempo fa, qualche minuto fa. E una cosa che ti volevo chiedere, Gigi, quando tu hai imparato a cantare le canzoni napoletane, erano, cioè, lo parlicchiavi te il napoletano in casa? O come è nato questo, diciamo, questo approccio con la musica napoletana? Edmar? Io comprendi. Ah, hai capito, ok, ok. Io ho capito. Desde que eu nasci, porque ho cresciuto con la parte napoletana della mia famiglia, io sentivo le zie, la mia mamma e mio nonno parlando napoletano tutto il tempo. Adesso è una musicalità intrinseca, come si dice? Sì, intrinseca, perfetto. Non posso, non so come fare le frasi, perché adesso penso in portoghese, questo mi sbaglia, ma non so come fare, come dire in italiano, in napoletano, perché pure è una cosa importante da dire. Quando mio nonno è arrivato a Brasile, era 1897. Sì. Il napoletano, il idioma napoletano è stato fermato qui, perché è fermato. Uh-huh. Non teve nessuna modificazione. Na Itália o napoletano foi mudando in un secolo, né? Di marzo povo. Certo, certo. Si sta dicendo di tutto questo cambio del napoletano, che la lingua si è passato con questa lingua, questa trasformazione, con tutto questo cambio. Che sono normale, ma nel 1897, quando mio nonno aveva arrivato in Brasile, il napoletano si è stato come 1897. Adesso ci sono delle parole che sono nuove per me, ci sono quelle frasi che io dico che non si parlano più, io credo, come in Novare, in Novare Cucà, Nicola, tu che sei napoletano, io credo che esista ancora, cioè che si dica ancora io me ne vago, o no? Io me vago a cucà, certo, sono quasi il dialetto napoletano che esistono ancora, sì, si parla ancora così. Si parla ancora? Si parla ancora così. Così come il romanesco, anche. Certo. Senti, sì, e qual era la canzone che da piccolina sentivi maggiormente te dai tuoi genitori, dai tuoi nonni? La canzone napoletana tipica, quella che di norma uno canta quando si fa la barba oppure quando fa le faccende domestiche? Sì, avevano molte canzoni, come Vorria. Uh-huh. Mio papà cantava molto Lacrime Napoletana. Bella. E aveva quella, il mio nonno cantava molto Guaglione.
Ma sposa, sposa, sotto sto balcone, ma tu sì, guaglione. Conosci? Sì, sì, certo. Ero sì giovane, io avevo tante cose. Non so se posso ricordare tutte le canzoni adesso, allora, ma guaglione, o sole mie, che non è una bulitana, ma è come se fosse. Internazionale, insomma, ormai è si può dire internazionale, ma io mi ricordo molto di guaglione. Come quella Lazzarella, bella, bella, sì, sì. Io mamma e tu Passiam, e tu la sì. Senti, Lazzarella però non l'hai cantata. Scusami, vai Nicola. No, ci vediamo per tu vedere, tu andiamo insieme a vedere. Però mi sembra che Lazzarella tu non l'abbia cantata, non l'abbia incisa, o sì? No. Lazzarella l'ho cantato, no. Ma mi ricordo, Guaglione pure non ho cantato. Sì. Ma mi piace molto, mi piace moltissimo. Mi piace la musica napoletana, è un incontro felice di armonia con la melodia, con la poesia, le parole che sono semplici ma di una profondità divina. Certo. No, sai perché io ho ripensato a te, sì, perché credo qualche una ventina di giorni fa noi abbiamo intervistato Peppino Di Capri, che era appena tornato dal Brasile, e mi ha detto: ho fatto dei duetti favolosi con una delle più grandi cantanti brasiliane, Zizi Posse. Dico, ma io la conosco perfettamente questa cantante. E quindi ho cominciato appunto a cercarti, e sono stata, devo dire, fortunata. E l'incontro con Peppino Di Capri, che è anche lui uno dei massimi rappresentanti della musica napoletana, com'è stato? Come cioè, avere un napoletano a casa tua? non so come descrivere questa emozione, perché io conosco Peppino Di Capri tanti anni fa, e lo sai, era veramente era una pazzia, perché quando io sentivo quella voce di Peppino, io potevo sentire tutta la mia vita, la mia memoria con me, insieme a me, tutto al mesmo tempo, come si dice, allo stesso tempo, quei ricordi. Tutti i ricordi. E quando ho stato in Italia per gravare, come si dice? Per fare la registrazione. Del mio primo. Sei stata in Italia per fare una registrazione. Per fare la registrazione delle canzoni. Napoletane con Adriano Penino, che è un bravissimo pianista, arrangiatore, produttore, che è napoletano. Io ho stato nello studio di Peppino Di Capri, ho fatto la registrazione nello studio di Peppino Di Capri, ma non ho mai visto. E in Brasile questa temporada, wow! Eu não acreditava que eu estava ouvindo, que eu estava do lado do Peppino. Eu não sei nem como descrever, porque era um pedaço da minha vida que estava na minha frente, sabe? Foi muito, muito gostoso, muito importante.
E eu vivo falando em napolitano. Quando eu ouço alguém falando em napolitano, eu tenho vontade de chorar, de tanta alegria que eu fico. Sì, è vero, è vero. È una persona stupenda e devo dire, insomma, che lui è quello che è uno dei cantanti napoletani che gira ancora il mondo, nonostante, voglio dire, non sia più un bambino, no? Però la sua musica è ancora molto seguita e devo dire che me lo immagino un duetto con lui, me lo immagino. Noi abbiamo fatto Anima e Cuore, che è un'altra canzone napoletana che io sentevo molte volte, la mia zia Marietta, mi piace molto da cantare Anima e Cuore. Ce ne accenni un pochettino di Anima e Cuore? Io non ho capito che non capisco. Un po' di che cantare questa canzone. Luca per di ma pace un suono. Non c'è ma perché o che la vasa non so se vuoi coi me o ora ti chiamano i spiriti fa dispietà a me tenni non c'è questa vita non c'è la stessa questa tonalità è più bassa è bellissima veramente è sempre bella è molto bella cantata da te grazie senti tu hai cantato anche con grandi cantanti internazionali come Caetano Veloso, Roberto Carlos, Gilberto Gil e Carole King addirittura. C'è un ricordo particolare che ti lega a uno di questi magari cantanti? Un qualcosa che ti è rimasto nella mente, che magari ti ogni tanto ti ritorna in mente? Io ho registrato Anima e Cuore con Chico Buarchi perché suo padre era appassionato per questa canzone e io l'ho invitato per cantare con me. Questa registrazione l'ho fatto con lui e Chico Buarchi io credo che è la persona più presente in duetti da fare duetto con me. Ma io ho fatto con Gonzaghini, non con tante persone. Ho 40 anni della vita professionale. Di carriera, io lo so. L'ho fatto con molte persone, Gilberto Gil, Edu Lobo, che è uno dei più grandi compositori e arrangiatori brasiliani, senti, lui è grandissimo, è veramente meraviglioso. E con chi mai si canta? Devo dire. Sobre Carole King. Ah, Carole King, eu nunca cantei com ela. Não, nunca cantei. Eu gosto muito de Carole King, me piace molto il suo lavoro. Mas sim, nunca cantei. Sim, infatti. É, porque ela falou sobre cantores internacionais e ela citou os nacionais no meio de todos eles, mas ela citou a Carole King. Eu também fiquei curioso para saber, porque eu pensei, meu Deus, tem essa informação, mas deixa que a gente fale. Tá, você fala para ela. Ecco, Antonietta, tutti questi artisti che sono stati nominati qui, in questa lista, lei ha un rapporto buonissimo e lei ha parlato anche su Chico Buarchi e Edu Lobo, Gonzaghinha, che non sono stati registrati qui in questa lista. Però la cantante inglese Carole King lei non ha registrato nessun brano con lei. Allora solo con gli artisti nazionali meno con Carole King di Capri, sì. Solo con questo internazionale Peppino De Capri meno, però Carole King no. Allora hanno sbagliato su Wikipedia, perché su Wikipedia c'è scritto, quindi bisogna andare a correggere. Ah, niente, lo sai, senti, Wikipedia è un pericolo, perché davvero, ti fanno
Vorrei fare una lezione è un pericolo. Certo. Senti, Zizi, e c'è un cantante italiano che magari ti piace tantissimo e con il quale ti piacerebbe fare un bel duetto? Sì. Chi? Mi piace Eros Ramazzotti. Uh-huh. Mi piace, lo sai, mio fratello ha presentato, si dice così, sì? Mi ha presentato due ragazzini che mi piace moltissimo, che sono la Ebanesis. Conosci? Sì. Sono due cantanti che cantano napoletano. Sì. Mi piace moltissimo da vedere, sentire quello che la fanno. Sì. Canta. Sì, mi piace Bocelli, mi piace Laura Pausini. Tanti oltre che adesso, allora, in questo momento non lo posso. Con Bocelli sarebbe veramente. Bocelli ha cantato con tantissimi artisti, quindi io veramente ci vedo con lui cantare una bellissima canzone. Magari Caruso, o no? Non so, ci sono tanti belle canzoni come. Ci sono canzoni. Come si dice? Arias. Sì, delle arie. Delle arie come Ombra Mai Fu, che è bellissimo. L'aria. Sì. È come Ombra Mai Fu, come... Oh, la memoria. Sì, ce ne sono tante. Ce ne sono tante. Si chiama Alzheimer. Chiamo una cosa terribile. Santo. Sei molto giovane per questo. Sì, ma si dice questo per giocare, ma ci sono delle aree troppo belle, come mi ricordo adesso di Ombra Mai Fu, che penso da sentire con Bocelli, perché lui canta bravissimo, è molto sentimentale, no? Sì, Ma ci sono molte canzoni popolari e non tanto popolari che posso fare con lui. Mi piacerebbe moltissimo da fare questo. Senti, è una canzone alla quale sei molto ma molto legata. Ce n'è? Magari perché ha segnato un qualcosa nella tua vita? Bom, Edmar, socorro. Vou falar se traduzirei a tem muitas canções, afinal de contas, profissionalmente, eu estou ligada à música há 40 anos, né? E na minha vida, eu estou ligada desde que eu nasci. Então, tem muitas canções importantes que estão ligadas em momentos importantes da minha vida. Fala isso pra ela enquanto eu tento lembrar aqui algum muito especial. Uhum. É quanto a dire, lei ha detto che ci sono tante canzoni che l'ha reso felice e così è difficile. In questi 40 anni è difficile ogni tanto così nominare qualche canzone, ma lei prova adesso a dire. Ricordare qualcuno di speciale. Sì, mi ho ricordato di tre adesso. Per amore, che ha cambiato la mia vita, Allora, vediamo un pochettino se c'è una persona. Peppino? Pronto? Oi, vediamo, perché mi sta chiamando lui, proviamo a richiamarlo. Vediamo un attimino se riusciamo a richiamarlo, vediamo. La festa è questa, Antonietta. Aspetta, vediamo se riusciamo
ho sentito un po'. Vediamo. C'è anche Stefano dalla Sicilia. Sì, un momento. Ti preoccupare, Nico. Allora, vediamo se lo devo richiamare. Mannaggia. Lo dobbiamo richiamare. Mi aveva chiamato, probabilmente si trova perché ho sentito troppo baccano. No, proviamo più tardi, va, proviamo più tardi, vediamo se riusciamo a... Perfino, niente, bravo. Vediamo. Sì, mi ha domandato le canzoni, io posso dire che per amore ha cambiato la mia vita, perché... Io avevo 20 anni di precisione. No, niente. Niente, c'è la segreteria. Quindi per amore è una canzone di 20 anni fa? No, io avevo 20 anni di precisione quando ho cantato per amore. E qui in Brasile mi avevano riconosciuto non so come dire sì, come una grande cantante riconosciuta come una grande cantante brasiliana, però cantando in italiano. Mas antes disso teve O Que É O Que É do Zaguinha, Pedaço de Mim do Chico Buarque, que foram muito importantes na minha vida. E Asa Morena, que é de um compositor gaúcho. Você fala com ela, por favor. Lei ha detto in tre canzoni così speciali, ha detto tre titoli in portoghese, una canzone che si chiama Asa Morena, uh-huh, e un pedazzo di me, che il titolo in italiano sarebbe Un pezzo di me, sì, e un po' oltre, sì, sì. O che è, o che è? O che è, cos'è, o che è, o che è, io, quell'artista che ti aveva parlato del primo, Gonzaguinha, un bravissimo cantante brasiliano. Allora, io direi di far ascoltare, mentre cerco di riprendere Peppino, niente, evidentemente si trova in un punto dove non prende il telefono, aveva provato lui a chiamarmi, ma riproveremo, dai. Allora, intanto ascoltiamo proprio Per Amore, che è una canzone stupenda, che io adoro, e che vogliamo far ascoltare anche i nostri ascoltatori di Radio Free Station, ok? Ok. Ok. Conosco la tua strada, ogni passo che farai, le tue ansie chiuse, i vuoti sassi che allontanerai, senza mai pensare che come roccia io ritorno in te. Io conosco i tuoi respiri, tutto quello che non vuoi, lo sai bene che non vivi, riconoscerlo non puoi, e sarebbe come se questo cielo in fiamme ricadesse in me, come scena su un attore. Mania che resta solo mia,
creduto tu in questa bugia? E sarebbe come se questo fiume in piena risalisse a me, come china al suo pittore. Per amore hai mai speso tutto quanto la ragione, il tuo orgoglio fino al pianto? Lo sai, stasera resto, ma non è un pretesto, soltanto una mani che è ancora forte in me. Questo mare annegasse in me. Hai diretta. Ok, noi torniamo qui in diretta. Vou pedir para Edmar, se me ajuda. Eu quero saber o seguinte. Com sinceridade, sinceramente, como é para você, que é italiano, que ama música, ouvir uma música italiana cantada por uma estrangeira? Como é para te, Antonieta, que é uma italiana, como é para te sentir um artista de uma outra nacionalidade, un'artista brasiliana cantando una canzone italiana? Fammi sapere il tuo parere. Sì, io devo dire che a parte la voce di Zizi, che ho detto prima sembra di ascoltare veramente un usignolo, ma la cosa bella è che nonostante lei non sia vissuta in Italia, ha una pronuncia molto bella, non soltanto dal punto di vista della canzone napoletana, ma io ho sentito anche delle canzoni tipo Senza Fine cantate in italiano, quindi la pronuncia è perfetta e le emozioni che lei dà attraverso la sua musica sono le stesse emozioni, è come se cantasse in italiano, quindi con la differenza che io immagino Zizi cantare queste canzoni e credo che lei comunque si senta più emozionata probabilmente di chi l'ascolta, perché non è la sua lingua e quindi magari prima di cantarle o quando le incide si porrà il problema: sarò come un italiano? Per me è come un italiano, perché pronuncia molto bene, canta molto bene e dà le stesse emozioni come se stesse cantando in brasiliano. Quindi per me non c'è nessuna differenza. Wow! Grazie, grazie. Entendi tudo. Ho capito tutto. E grazie a te, Antonietta. Quando...
quando io ascoltavo le tue canzoni, io andavo su YouTube, prendevo appunto le canzoni napoletane e le mandavo in onda. Le prime volte, essendo un programma il mio, musica napoletana, cantata però da cantanti stranieri, a volte non avevo neanche il tempo di andare a scoprire chi era l'artista. Quando sono andata a mettere più di una tua canzone, dico, ma chi è Zizi Posse? E ho cominciato a scoprirla, ad ascoltare tutta la sua musica, non solo, ripeto, la musica napoletana, ma anche musica brasiliana. E devo dire che sono veramente rimasta incantata. A distanza, ripeto, di 15 anni, per me è un sogno realizzato, perché ti ho amato dalla prima canzone che io ho ascoltato dalla tua bocca, perché sei veramente molto molto brava, e cantare in napoletano non è da tutti, credimi. Tu invece hai quell'accento napoletano come se fosse una ragazza che sta imparando, no, a parlare il napoletano, e che dall'anima perché venga capita. Quindi complimenti veramente tanti tanti tanti. Grazie Antonietta, sei troppo gentile, grazie. No, ma è la verità, sì, io ti ho amato dalle prime canzoni che ho ascoltato, e per cui le mettevo in continuazione, ma non soltanto perché piacessero a me, ma perché volevo che anche gli altri potessero godere, no, della tua musica, perché sì, sei favolosa, devo dire. Grazie, molte grazie. Grazie. Sei favolosa. Senti, un giro in... Dimmi. Tengi, obrigada. Ho capito. Você viu que coisa interessante que ela disse? Que ela não tinha muito tempo de procurar músicas, e às vezes ela escolhia fazer aquela seleção e colocava para tocar. E aí depois ela nem conseguia distinguir se era uma artista estrangeira. É. Quando ela colocava suas músicas em italiano. Né? Quem era Zizi Posse, ficou emocionado. Eu fiquei muito feliz, eu não consigo fechar a boca, tô rindo toda de felicidade. Senti, sì, una mia domanda invece. Noi in Italia abbiamo una crisi discografica molto molto elevata, nel senso che oggi c'è un cantante. Anche in Brasile c'è questa crisi. È mondiale la crisi, insomma. È mondiale. E però vediamo che molti cantanti dall'Italia vanno all'estero, e questo mi fa pensare che all'estero, che possa essere Brasile, Stati Uniti, Europa stessa, ancora si cerca di difendere la vera arte, la vera musica. Antonietta, questo è un sogno bellissimo che io credo felicemente che pertenesse a un'altra epoca, un'altra era. Sì. Perché oggi c'è il mercato, si riesce? Sì, il mercato, fa, sì. Mercato. Mercato è lo stesso nome di Dio. Oggi il nome di Dio è dinero, denaro, come si dice? Denaro, eh? Sì, Dio denaro. Soldi. Soldi. Il nome di Dio è cambiato per... Soldi, sì. Soldi è il proprietario di tutte le anime di tutta l'umanità. E adesso, certo, io non vedo nell'arte, cinema, il cinema italiano è bravissimo, ma io non vedo oggi Edmar, mi aiuta. Io non vedo oggi essere produzite pezze di arte. Io vedo oggi avere pezze per essere consumite nel mercato.
Então, Estados Unidos, América, é muito, tudo tem muita gente que consome. Por isso, acredito que todo mundo olhe para o mercado americano, né, mercado daqui do nosso lado, porque se vende muito. Mas a qualidade, ninguém mais zela pela qualidade. Parece que realmente o dinheiro manda em tudo e está atropelando os valores humanos e a necessidade humana, né? Edmar? Allora, Antonietta, lei ha detto che il denaro purtroppo manda in tutto il mondo perché non si riesce a fare niente con la vera arte, è tutto così facile, non esiste la vera arte come si faceva una volta, senza nessuna qualità. Purtroppo è il denaro che manda a tutto, ecco. Quindi anche in Brasile c'è questa e ci sono anche lì i talent, sì, sì. Quindi ho capito. È un peccato però, perché io dico che la musica è la nostra compagna di vita, è la compagna che ci, diciamo, ci fa compagnia da quando nasciamo fino a quando non ci siamo più, quindi è un vero peccato, un vero peccato. Io credo, Antonietta, che più di una compagnia è una linguagem, sì, una lingua che, sì, l'anima parla con, sì, con, la musica parla con l'anima di tutti noi, ma io non vedo in questo momento del mondo dell'umanità non c'è più l'interesse di incorporare le persone e la nostra necessità di, come si dice, necessità. È come se noi fossimo qualcosa che imbroglia, sì, il denaro. Non siamo più le cose principali, noi siamo qualcosa da restare di lato, come si dice, restare via, perché il cammino che porta il denaro, il potere e queste cose. Io non so se non so se mi può capire, ma Edmar, o che io acho importante dizer è che a gente vive una era onde o ser humano está sendo colocado de lado. Todas as necessidades da alma não são levadas em conta. Sim. Só a necessidade de poder é que conta. Isso é muito chato. Sim. Io quello che voglio dire è. Dimmi pure. Vai. Il valore della umanità è stato dimenticato perché la vera ragione, come si dice, la ragione del valore dell'essere umano è stato dimenticato. Sì, purtroppo sì. Io quello che voglio dire, e credo che Nicola sia d'accordo con me, che oltre a quando canta Zizi, che abbiamo detto che è un usignolo, ha una voce stupenda anche nel parlare, quindi è vero Nicola? Vero. Nicola, sei gentile, hai una voce stupenda anche nel parlare, perché a volte, sa, un conto è cantare e un conto parlare, tu invece la stessa voce che usi quando canti è la tua, quindi la si riconoscerebbe ovunque, credo io. Grazie. Senti, progetti per il futuro, stai preparando qualcosa lì in Brasile, quando verrai in Italia di nuovo? Oh, perché io voglio tornare in Italia
prestissimo. Ma cosa sto facendo qui? Andiamo. La prima cosa è di Mar. Vai che Dia das Mães, che vai ser 12, né, de maio, eu vou estrear um show com a minha filha aqui em São Paulo e que depois vai para Belo Horizonte. Que é um show onde nós duas. Belo Horizonte. É um show onde nós duas cantaremos juntas pela primeira vez no palco. E a minha filha está grávida de 7 meses, então é um momento bastante gostoso e emocionante também. Esse é o primeiro projeto. Primeiro projeto. Allora, o primeiro projeto, lei ha detto que nella próxima giornata, nel próximo mês, na segunda semana, será a giornata dedicada à giornata della madre, e que lei farà um espetáculo com a sua filha, si chiama Luisa, e lei farà un spettacolo in São Paulo e Belo Horizonte, con la prima volta che canterà insieme alla sua figlia, e a questo momento così molto particolare e bellissimo, perché lei è incinta, sua figlia. Auguri! Canterà insieme in questi spettacoli. Questo è il primo progetto. Primo progetto. Ma quindi verrà anche a Belo Horizonte, Edmar? Ecco, Belo Horizonte. Altre città. L'opportunità di conoscere altre persone, magari. Ecco, allora sicuramente avrai modo di abbracciare. Anche il tuo sogno si avvera, Edmar. Potrai abbracciare Zizi lì nella tua città, o sbaglio? Ma lo sai, ho sognato un giorno. Eh sì. Senti, dimmi tutto. No, è che io ho fatto un spettacolo che per me è molto importante, che si chiama A Flor da Pelle. Sì. Fiori di pelle. E che è un spettacolo che è un po' di teatro e un po' di musica tutto insieme. Ah, bello. È un monologo che parla della depressione che io ho vinto una depressione profondissima. In questo spettacolo parla di difficili momenti che uno passa quando vive questa situazione in particolare, e le canzoni sono una continuità della drammaturgia. La drammaturgia parole che io ho scritto in quella situazione, sì. Con una piccola citazione di Nietzsche e di un poeta brasiliano che si chiama Eduardo Ruiz, che è bravissimo, e è uno spettacolo meraviglioso che mi piace moltissimo da fare. Questo spettacolo è La ragazzina dei miei occhi. Ah, bello, bellissimo. Quindi canterai comunque insieme a tua figlia, quindi tua figlia ha preso la tua strada praticamente. La stessa strada. Ma io spero che tu venga in Italia, così almeno avrò l'opportunità anch'io di poterti conoscere, abbracciare. Sarà un piacere grandissimo. Infatti. Sì, io ti ringrazio, ringrazio te, ringrazio Erika, ringrazio Edmar per essere stata qui in Radio Free Station, e ti faccio, a parte che ti mando tantissimi bacioni, grazie. E ti grazie. Faccio tanti. Io ringrazio te, a Nicole, pure grazie. Ti ringrazio, io ti saluto e spero di presto rivedermi qui in Italia anch'io. Grazie, io pure
io pure voglio stare con voi in breve. Ecco. Grazie Antonietta per questo affetto bellissimo, ok? Grazie a te, un abbraccione veramente forte, 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 grazie alla nostra Erika che ci ha dato questa opportunità di poterti incontrare qui su Radio Free Station. Grazie. Ciao ciao, un bacio. Ciao, un bacio. Un bacione, grazie.